Buongiorno agli amici di QDS.it, sito internet del quotidiano di Sicilia. Siamo qui per una nuova puntata del nostro nuovo format QDS Pausa Caffè, ultima puntata prima della pausa estiva, poi ci rivedremo a settembre con grandi novità e chiudiamo questo primo ciclo, diciamo questo primo ciclo pre-agostiano con il direttore artistico delle Orestiadi di Gibellina, Alfio Scuderi. Grazie, grazie. Buongiorno, grazie a voi. Signor Scuderi non ha bisogno di presentazione, è uno degli organizzatori di eventi, uno degli uomini di cultura più in vista dell'intera. Grazie. No, il suo curriculum paga per sé. Quindi, insomma, senza perdere tempo, lei è diventato direttore artistico delle Orestiadi per il triennio 2018-2020, poi ovviamente 2020 sappiamo quello che è successo. Insomma, come si sta sviluppando quest'idea che comunque è un vanto per tutta Sicilia? Ma io sono stato ovviamente molto molto felice di questa collaborazione, di questo incarico alle Orestiadi nel 2018, ovviamente perché ero intanto un fruitore e un appassionato di Orestiadi. Ho sempre seguito questo progetto con grande passione e attenzione, perché le Orestiadi sono un punto di riferimento del teatro contemporaneo e dell'arte contemporanea, sono un po' un simbolo in Sicilia anche di un percorso virtuoso che si è voluto iniziare 40 anni fa, 40 edizioni fa, perché comunque quest'anno le Orestiadi festeggiano questo traguardo importante, che non è un traguardo, diciamo, banale, così semplice in in Sicilia Sicilia soprattutto, per un festival di teatro contemporaneo, ma che non è soltanto un festival, perché appunto le Orestiadi, come dico sempre, sono veramente un progetto, sono stato un progetto utopico e ambizioso di ricostruzione di una città, ma anche di ricostruzione dell'identità culturale di questa città intorno ad un progetto di arte contemporanea che vedeva insieme gli artisti visivi, artisti appunto scultori, pittori che hanno, diciamo, realizzato le loro opere all'interno di questa ricostruzione urbanistica della città di Gibellina, e a fianco ha visto questo progetto teatrale crescere, nascere e svilupparsi. E quindi questa è la mia quarta edizione, nonostante appunto l'anno scorso c'è stato. abbiamo, ma noi comunque devo dire non ci siamo fermati, cioè nel senso che per fortuna, ovviamente con numeri ridotti, con Certo. disposizioni come Però ci leggevo impone. in giro che non è stata nel 2020 l'edizione che dice che tutti No, certo, dicono, diciamo, è però stata, devo dire che che comunque ve la siete è cavata, stata insomma. un'edizione importante comunque, e soprattutto che la gente comunque ci ha accompagnato, perché la cosa più importante di tutte è quella di mantenere il rapporto con il pubblico. Quest'anno invece, diciamo, nonostante le restrizioni proseguano, comunque noi stiamo festeggiando e stiamo portando avanti questi festeggiamenti per questa 40ª edizione, con tanti eventi costruiti ad hoc per le Orestiadi, con tanti artisti simbolo di queste Orestiadi, da Emilio Sgro a Roberto Andò, ricordando appunto Franco, autori fondamentali per il percorso culturale e drammaturgico delle Orestiadi, come Franco Scaldati e Leonardo Sciascia. Infatti Scaldati sarà il protagonista dell'evento di questa sera. Sì, stasera faremo un omaggio proprio a Franco, che è stato tra l'altro direttore di due edizioni delle Orestiadi di E Gibellina, domani Sciascia. e domani un omaggio a Leonardo Sciascia nel centenario dalla sua nascita, anche lui un autore per me fondamentale, ma per la Sicilia fondamentale, ma che ha avuto un legame fortissimo con la città di Gibellina, lui è stato uno dei primi firmatari dell'appello per la ricostruzione, ha avuto un ruolo fondamentale per muovere le coscienze nel post terremoto, e quindi devo dire è stato anche molto bello e poetico realizzare questo documentario che presenteremo prima della lettura del testo della drammaturgia di Roberto Andò su testi di Sciascia, che sarà letto in scena da Claudio Gioè. Presenteremo un breve video documento realizzato da Dario Palermo al Cretto di Burri, con Roberto Salemi in scena e Gabrio Bevilacqua alle musiche, che accennerà a questo appello di Leonardo Sciascia, ma che è molto molto forte e purtroppo ancora molto attuale, cioè laddove è un po' una denuncia alla politica che
ritarda negli aiuti, nei sostegni, ma soprattutto che ritarda in questa ricostruzione, tanto attesa che diciamo, dopo il terremoto del 68 per molti anni, per troppi anni tardò ad arrivare. Per fortuna oggi Gibellina è invece una realtà, diciamo, riconosciuta anche e soprattutto per questo progetto culturale e soprattutto per questo percorso artistico. Infatti io dico sempre, la cosa secondo me più importante del progetto di Ludovico Corrao è che oggi la città di Gibellina e le Orestiadi sono la stessa cosa, e questo secondo me è il massimo per un progetto. E quando sento parlare di Gibellina ci sono due, diciamo, due parole, che una è una città visionaria, che ed è in effetti tipo una città strana, ma strana nel senso bello della parola. Adesso è la stessa cosa, capita quando sento parlare delle Orestiadi, non strane però, che sono visionarie. Come ha vissuto questa comunque realtà? Lei che comunque veniva, diciamo, da aver organizzato i festini di Palermo, che sono una cosa estremamente più popolare, però anche visionaria al tempo stesso. Ma l'arte è sempre visionaria, esatto. E io penso che, insomma, la componente di visionarietà dell'arte è una componente fondamentale. È vero che Gibellina, ne abbiamo anche parlato in un incontro che abbiamo fatto la settimana scorsa con Gaetano Savatteri, che ha scritto un bellissimo racconto, certo, La città perfetta, proprio su Gibellina, e che proprio racconta la difficoltà di mettere insieme l'arte contemporanea, un progetto artistico visionario, importante, dalla forte identità, con la ricostruzione urbanistica di una città nuova. Ovviamente questa cosa ha dei punti anche che innescano, diciamo, anche delle perplessità, dei dubbi, esatto, che hanno innescato un grande dibattito, perché è chiaro che noi ci confrontiamo con una città che è stata ricostruita tra il 70 e l'80, una città che è stata ricostruita anche con criteri antisismici, quindi con strade grandi, case basse. Ovviamente all'interno di questa città c'è un percorso di arte visiva importante, ci sono è un museo a cielo aperto, ci sono gli artisti più importanti d'Italia. Che strana, mi pare unica. Assolutamente unica, però è vero che il dialogo spesso tra quotidiano, tra la vita quotidiana, quella di fare la spesa, di andare, e l'arte contemporanea, è chiaro che è un dialogo non sempre facile, però è quello di avere, cioè il progetto, cioè l'idea visionaria di avere costruito all'interno di Gibellina un'identità contemporanea. Cioè, io dico, in Sicilia abbiamo tanti punti fondamentali che sono il simbolo del classico, no? Dal Teatro Greco di Siracusa, al Teatro di Taormina, ma anche Segesta nel territorio, così come il Parco Archeologico di Selinunte e il Parco Archeologico di Agrigento. Il polo del contemporaneo siciliano è sicuramente Gibellina. Infatti. È Gibellina per il Museo delle Trame del Mediterraneo, che è un museo bellissimo che raccoglie delle opere incredibili. È Gibellina adesso per il Museo d'Arte Contemporanea della città di Gibellina, che ha riaperto da qualche giorno e che anche questo ospita. Ma è il polo indiscutibilmente dell'arte contemporanea per il Cretto di Burri, esatto, che è l'opera di land art più grande d'Europa e quindi da cui non si può prescindere per immaginare un percorso anche turistico, di turismo culturale in Sicilia. Non si può non vedere quest'opera, che è unica nel suo genere. Appunto, non si può parlare di differenza con Palermo, perché sarebbe, nel senso, ma come, secondo lei, qual è la differenza, ecco, organizzare una manifestazione totalmente popolare, nell'accezione più davvero più pura del termine, certo, ma io e invece comunque adesso non dico che l'Orestiadi sia una cosa date, perché comunque c'è stato sempre un grande successo di pubblico, eccetera eccetera, però comunque ovviamente sono due cose abbastanza diverse. Però io devo dire, nella mia esperienza, io ho collaborato al Festival di Santa Rosalia per 14 edizioni, e ne ho curate tre, ho avuto l'onore di curarne tre. Ho sempre immaginato un festino contemporaneo, tant'è che uno dei festini, diciamo, per me simbolicamente a cui sono più legato, ovviamente, è il festino da un lato col carro realizzato da questo grande artista contemporaneo che era Yannis Kounellis, o Marcello Chiarenza, o anche Gaetano Zingales.
E quindi ho portato un pezzo di contemporaneità e di arte contemporanea all'interno di una festa popolare, esatto. Così come anche il festino realizzato con un artista visionario come Jérôme Savary nel 2000. E lo stesso ho provato e sto provando a fare a Gibellina con il teatro contemporaneo, cioè provare a far sì che il teatro contemporaneo abbia un appeal popolare. Cioè io non sono dell'idea che l'arte contemporanea e il teatro contemporaneo non devono essere d'élite, ma se noi li raccontiamo bene, semplicemente, e riusciamo a portare un pubblico a teatro anche nuovo, che non lo conosce quella tipologia, sono convinto che alcune cose, io vedo che quando la gente comunque arriva a Gibellina e vede la Montagna di Sale di Paladino, piuttosto che il Cretto di Buri, e poi assiste ad un'opera teatrale contemporanea, comunque ha partecipato ad un'esperienza unica, perché quell'esperienza avviene in quel luogo lì, in quella storia lì, in quella storia del dopo terremoto e di una ricostruzione, diciamo. Ha mai pensato culturale. Di portare appunto il popolare, diciamo, in un posto come Gibellina? Beh, questo, come, sì, questo come per esempio l'anno scorso, devo dire, un esperimento molto riuscito, comunque era teatro di narrazione, però abbiamo fatto tre racconti con Vincenzo Pirrotta, Davide Nia, Gaspare Balsamo, tre narratori contemporanei, sì, ma anche con un'anima popolare, che hanno raccontato tre storie di Sicilia, erano tre storie popolari, tre racconti, quindi secondo me ormai oggi si può lavorare non solo di commistioni tra linguaggi, di cui Gibellina è un po' il simbolo, perché certo. A Gibellina tutto è commistione di culture, è commistione di linguaggi artistici, è commistione di storie, ma si può anche lavorare per rendere più popolare il contemporaneo e più contemporaneo il popolare. Io vorrei fare anche una domanda su quella che sarà Palermo Cultura dopo Orlando, perché il prossimo anno dovrebbe in un certo senso chiudersi questa infinita era orlandiana, e che comunque ha portato, diciamo, dei grandi cambiamenti anche a livello culturale. Ecco, come vede la cultura di Palermo del dopo Orlando? Ma io intanto vedo la cultura di Palermo comunque sicuramente in un momento anche di cambiamento. Diciamo che poco prima della pandemia c'era stata appunto Palermo, esatto, capitale. C'era stata Palermo capitale della cultura. Sicuramente devo dire Orlando ha segnato comunque anche nella storia, anche con tutte le questioni, con tutte le questioni che ci sono di natura politica. Sicuramente nel mondo della cultura ha segnato un nuovo passo, un cambiamento epocale, nella costruzione di un percorso culturale. Sicuramente Palermo adesso ha bisogno di un nuovo rilancio, certo, e anche di un nuovo anche dal punto di vista culturale. Anche di un, sì, dal punto di vista culturale, e di un nuovo percorso, proprio perché secondo me, diciamo, questi ultimi anni sono stati comunque degli anni difficili, faticosi, ma perché va ridisegnato un percorso culturale. Cioè, una cosa, perché è una questione ciclica, ogni tot bisogna comunque immaginare. Certo. È chiaro che ci sono tanti progetti purtroppo che non hanno avuto una loro conclusione, cioè nel senso un loro consolidamento. Quello che dico, e ho partecipato a tanti di progetti culturali a Palermo, non solo il Festino, ma anche importanti festival, Festival sul Novecento, uno fra tutti, Palermo di Scena prima, poi il mio progetto a cui sono più legato, il Nuovo Montevergini, che è stato un festival, ma anche un luogo di grandissima aggregazione culturale e sociale, che purtroppo oggi è chiuso al pubblico inspiegabilmente. E quindi io penso che adesso ci vuole una nuova energia, una ripartenza, e secondo me in questa nuova ripartenza, in questo nuovo corso inevitabile, proprio perché, diciamo, ripartiremo con un nuovo percorso politico, un nuovo sindaco, certo, perché la storia lo impone, certo. Anche se poi si è visto che a volte ritornano, però sì, però anche oggi secondo me anche la cultura, e io credo che la cultura in una città come Palermo possa fare molto, possa dire molto, possa dare in termini di turismo, ma anche di occupazione. Io credo molto nel turismo culturale, e credo molto nel turismo culturale anche più vero, cioè non penso soltanto appunto a quelle forme di intrattenimento che ci possono stare e che i turisti trovano in tutte le città del mondo, ma credo nel turismo culturale dalla forte identità, e Palermo ha avuto dei progetti culturali in passato dalla forte identità che hanno segnato anche un percorso di rinascita della città, e questo in questi ultimi anni sento una città stanca,
anche dal punto di vista culturale. Noi abbiamo comunque degli artisti che sono degli artisti simbolo in Italia, sia del cinema che del teatro contemporaneo, cioè diciamo Palermo racconta la cultura e segna la cultura italiana, l'ha sempre fatto, ma in questi ultimi 20 anni lo fa in maniera particolare, e questa cosa quindi, diciamo, secondo me va ripercorsa, rilanciata, ridisegnata in un nuovo cammino, e io spero che gli artisti a fianco degli operatori possano immaginare un nuovo progetto per la città, proprio per avere una visione, ecco, per ritornare così un po' come è stato a Gibellina, esatto, negli anni della ricostruzione. Io ringrazio Alfio Scuderi per essere venuto ospite. Grazie a voi, grazie a voi. Pausa Caffè, e ringrazio tutti i nostri spettatori e ci vediamo a settembre. Grazie. Buone vacanze. Grazie, buone vacanze a tutti.